Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Bushi e questo, come potete vedere, è God of War. Finalmente sono riuscito a metterci le mani sopra e non vedevo l'ora di portarlo nel canale. Iniziamo subito con una nuova partita. Facciamo questa è la difficoltà equilibrata, dovrebbe essere quella normale. R1 per usare l'ascia Leviatana. Perché abbattiamo l'albero? Va bene. Questa è la forza smisurata di Kratos, ovviamente. Praticamente non è nemmeno male, anzi è molto bello. L'ho trovato. Sali in barca ora. L per muoverti. Va bene. E graficamente sì, è molto molto bello. Io ho giocato soltanto il primo. Vuoi che lo leghi alla barca? Cerchio. Ho giocato solo il primo e da quello che vedo le fasce, da come ci è attaccato, sembra come se gli manchi il fatto di avere le catene che Ragazzo. collegavano lui e la spa e le spade. Basta così. Segui la corrente del fiume. L anche per navigare. Padre, Cosa? qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. La forza smisurata di Kratos che riesce ad alzare gli alberi. Ma se combatteva contro dei c'è un motivo. Ancora nessun combattimento. Mi dispiace un po' questa cosa perché sono tanto tanto fremo dalla voglia di provare questo nuovo combat system. Dato che non mi sono spoilerato niente perché volevo portarlo
e non sapere niente sono vere gine del gioco, praticamente. Questo è l'ultimo. Ecco, là io vedo mia madre. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. Ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. È pronta. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora. Ora. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi. Ok. Di qua. Vai a caccia con Atreus. Ho sentito come pronuncia anche Atreus, mi sembra. Qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te.
Caccia. Allora. Non, niente, non posso fare niente oltre a muovermi, purtroppo. Ma per il momento è così. Abbiamo assistito a quella che mi è parsa una preghiera del figlio prima che dessero fuoco alla madre morta. E devo dire che non è sempre stato fortunato Kratos con la famiglia, dato che lui ha ucciso la sua famiglia. Nel primo mi sembra che lo dicono, o comunque è successo. E ora purtroppo anche questa madre di Atreus è morta. Chissà come, chissà se ci verrà detto chi era. Ma adesso vediamo di andare avanti. Voglio provare questo combat system. Cosa hai trovato? Impronte. Non di cervo, però. Cerco ancora. Muoviti con R. Ah, la visuale con R. Opzioni e il triangolo per la... per le impostazioni della visuale. Impronte? Sì. Troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. Troppo grosse forse per essere un cinghiale. E ora? Cerchio per oltrepassare la voragine. Quindi con il cerchio e il tasto interazione per fare qua, più cose, immagino. Ma tipo chiamarlo per nome, sei figlio tuo? No. Ehi, tracce fresche di cervo. Gli fa strano. Cerchio, immagino. Lo sapevo. Sì, il cerchio e il tasto interazione, sembra. Oh, perché è questo? Trovato. Piano, ragazzo. Ah, fico, c'aveva le corde che gli si illuminavano. Il cervo va cacciato, non rincorso. Sì, padre. Fighissimo. Adesso sempre cerchio per saltare. Oh, e forse potrò come arriviamo di lì? Dare il primo pugno. Spostati. Il leviatano lo tiriamo fuori con la freccia terrestre. L2 per mirare, quindi ora la lancio. R1 o R2 per lanciare l'ascia. Wow. Vai. Oh, cos'è successo? E triangolo per richiamare l'ascia. Fantastico. Cerchio me lo saltavo. Eccolo lì! E qua cambia proprio... la location. Tipo... Ma che stai facendo? Ora è più guardingo! Devi tirare! Devi tirare... quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa di meglio. Trovalo. Trovalo. Vai. Quanto è cattivo comunque questo Kratos con il figlio almeno. Poi c'ha sta bella barba lunga che non mi dispiace neanche. Oh, i primi mostri. No, non sei R1 e R2. R1 attacco pesante. R1 attacco leggero. E R2 attacco pesante. Bello, bello, sì. Bello, bello, bello. Come si posso anche... No, l'ho preso. La schivata, qualcosa, sì, con la X. Ma devo dire che non mi dispiace, non c'ho la stessa quanto mosse per il momento, però è bello. L1 per bloccare. E per schivare la L più la X. Ah, il doppio colpo, certo. Torna indietro. Ok. Ah, suona comunque lentino, vero? Quindi ci si riesce bene. Ok, adesso un po' di vita. Sono quasi a metà vita, però... cioè, dovrei poter fare questo. Allora. Ah, e scappa fuori così lo scudo. Benissimo. Vai. Attacca, vai a vedere. Non perdo vita, niente stamina, quindi perfetto. Vediamo un po' se quella schivata come mi trovo quella schivata. Ecco, lock con R3.
va bene. Mostra nel diario. Ah, il bestiario, va bene. Drog, non si erano mai avvicinati così. Continua. Mi sembra l'abbia chiamati Drog. Strano. Ah, pietre verde, vita. Perfetto, tu vai di là, io controllo di qua. Esploriamo un po' la zona. Sì, lo so che è di là. Ah, visto che ho fatto bene. Questo si rompe, ma non c'è niente. Uno scrigno. E argento. Quindi la moneta sarà l'argento. Qua c'è qualcos'altro, giallo invece che verde. Ma è sempre argento. Già, sempre argento. Ah, non posso correre più veloce, questo per il momento sembra la velocità massima forse. Vediamo se tengo pigiato cerchio, no, è sempre uguale. Qua, che roba è? Aggrappati alla catena con cerchio e dove vado scendo. E sento nemici. Lupi! Ah, sempre lì. Addio. Sulla sinistra grande che lo dici. Bastardo. Cazzo. Bastardo. Non so se quello che si trova a sinistra della loro vita sia il livello. I lupi erano buoni. Avevano fame. Sì, deve essere. Ma hanno attaccato però, quindi non se la prendono su quel posto. Lui non può più usarlo. Sempre al 100. Vediamo se c'è altro. Sì. Sempre argento, immagino. Potrebbe essere prezioso. No, oggetti smarriti. Nuovo set di artefatti. Mostra nel diario. Oggetti smarriti. Ricompense. Questo se lo vendo, immagino. Abbiamo trovato questo giocattolo vicino alla casa. E è un cavallino, forse in legno, non si capisce. Ne avevo uno identico. Credo che faccia parte di una collezione. Se ne troviamo altri, magari potrebbero valere qualcosa. E va bene. Quindi adesso torniamo in su. È un giocattolo comunque, quindi si immagino dal posto dove si trovano sia un cavallino in legno. Ah, si aggrappa come in quella comunque, eh? Atreus, bene, figo. Per il momento mi sta piacendo particolarmente. Ora da qui dove dobbiamo andare? Avanti dove andavi prima, no? Figliolo, dai, impegnati. Allora, io sono venuto da qua. Qua ci sono andato. Avanti, vediamo se c'è qualcosa. E sicuramente c'è qualcosa. Ecco, uno scrigno. E nessuno che lo protegge? Serio? Possiamo entrarci. Ma siamo dentro tanto. Al posto attacca quando voglio. Uno di tre sigilli, mi è parso. Sì, sigilli. Siamo a due, ne manca uno. Vediamo se... no. È bloccato. Terzo sigillo. Eccolo qua, l'ho visto. Ah, non l'ho richiamata. Quindi viene soltanto se richiamata. Vediamo tu cosa mi dai. Allora. Sempre argento. No. Che è? Mela di Idun. Oggetto leggendario. Hai raccolto uno delle tre mele di... Idun, penso sia necessarie per aumentare la vita massima. Ah beh sì, trova le 9 mele in forzieri, sì. Va bene, andiamo avanti. Allora, ma dobbiamo cacciare sto cervo. Questo gioco me lo voglio... Controllo avanti. Bravo, me lo voglio prendere con tutta la calma possibile. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci.
Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Secondo me la mamma c'ha ragione. Ma se vuoi far morire il figlio, non capisco perché non posso andare di là quando sarebbe tanto semplice, ma vabbè. Qua ci saranno sicuramente 120 nemici, 42 lupi. Posso usare l'arco ora? Ma non ci arrivi. Riesci a colpirlo da qui? Ma no. Meglio avvicinarsi. Allora, se va giù non si va giù, si va soltanto avanti. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Se non ti ci ha portato, Kratos c'è un motivo, perché non si vuole. Ma fa niente proprio. Droger! Beati loro. In combattimento la barra della salute dei nemici verrà mostrata sopra di loro quando subiranno danni o quando Kratos li aggancerà. Livello 2, mi pare se deve... Allora, L2 mira, R1 o R2 per tira l'ascia. E il triangolo. Ah, che figo proprio si fa sparare. Bello, guarda. Vai, vieni, vieni, ascia, bravissima. Ascia mia, ascetta. Ma che volete fare? Pensate davvero di batte me. Guarda quanto siete brutti e stupidi. Ok, non posso colpire mentre tengo il tasto della parata. E mi stanca abbastanza bene. Per il momento almeno. Ok, probabilmente userò tantissimo la parata, molto più della schivata. Non so dopo contro quelli più grossi o più cazzuti come sarà, però mi sembra un po' lenta la schivata. Non lo so. Dai, capo, che anche un colpo mi ha dato ancora. Ah, la catena per alzare il cancello, è sicuro. L per tirare la catena, cerchio per uscire. Si apre. Adesso? Mira e tira l'ascia, ma dove? Ah, lassù. Lo hai congelato. Forte. Ah, che figata. Quindi adesso triangolo per farla tutto da indietro. E si apre questa conseguenza, ovviamente. Molto bello, molto bello. Sempre soldi. Dove vai? Credo che sia di qua. Eh sì, tu vai, vai. Vatte a fammazza. Io intanto gli arrivo i morti. E cerco un giro. Qua c'è qualcos'altro? Ah, merda, ho sbagliato. Allora, dove siamo adesso? Là c'è la vita, ma non mi serve. Vediamo questo che fa. Scoppia, fantastico. Oddio, il fuoco non mi piace tantissimo quando è basso. Lascia. Qua c'è qualcosa. Ok. Sicuramente qualcosa che non devo fare. Solitamente sbaglio sempre. Ah, giusto, lascia. Ah, e adesso alzo il tutto. Bello, bello. Devo dire che non mi dispiace. Mi piacerà tanto giocare questo gioco. Ma tanto, tanto. Allora, la vita. Qua non ha senso tornarci perché ci siamo venuti da quel posto. Che altro? E la musichetta tipo ninja. Figa comunque. Ragazzo, di qua. Oh, questo che è? Sono Skoll e Ar, i giganti lupo che cacciano il sole e la luna. Da dove vengono? Come ci sono finiti lassù?
Dove? Ah, come sul finisce? Coso. Mangiano il sole e la luna e poi tutti si mettono a combattere. Nuova prova. Oltre il mito, mostra nel diario che sono curioso. È un altare che racconta la storia di un gigante leggendario. I giganti hanno lasciato degli altari che narrano la loro storia. E quello mi interessa. Trova tutti gli altari degli Jotnar. Ma hanno tutti questi nomi strani comunque. Quindi non posso interagire comunque. No, non posso interagire. Oh, guarda un po', un altro. Dai, piccolo, andiamo avanti. Chissà se posso saltare. No, è un peccato. Padre, guarda. Aspetta il segnale. Con calma, adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. L2. Libera la mente. Apera, fissa, ok. Fissa il bersaglio e respira. Piedi saldi, spalle dritte. Quadrato. Va bene. Inspira e lascia. No. Però dai. Tieni alto il gomito. Dai, perché non... Ah, ok. Ora. Convinto dovessi mirare in testa. E invece no. È ancora vivo. Lascia ammazzare. Il pugnale. No. Finisci ciò che hai iniziato. Ci riesco. Io... Lo affronteremo. Frecce di Atreus. Ordina ad Atreus di scoccare le frecce premendo quadrato. Tieni premuto L2 e poi premi il quadrato per selezionare il nemico desiderato. I nemici colpiti da una freccia verranno distratti o non attaccheranno Kratos. Non so quanto potrò usare questa cosa che ci viene fornita, ma per il momento penso di sì. Ah, là ci dice quante ne ha, immagino. E il tempo che ci mette per ricaricare. Non abbiamo scelta. Iniziamo subito con bello scudo ed il lock. Bravo, bravo. Adesso devo capire un po' come
infatti, perché la vedo dura un poco. Ah, e se piglio due volte la X faccio il basso, c'è la vita del gigante, e se paro non questo me lo taglio parecchio. Dai. Oh. Ah, gli tolgo pochissimo. Non penso che l'ammazzerò adesso, probabilmente lo controllo più avanti. Dai che cavolo. No, piano. Lo scherzavo, eh? Amore, io non so serio che... Prendila con calma, che io scherzo. Ah, la vedo tanto più. Però penso di potercela fare, con calma, ma ce la faccio. Dai, per poco. Ah, che bello ce l'ho fatta, sì. Ai, scocca la tua freccia. L'hai preso, mi sa detto altri no. Mi sa che non l'ho preso. Ah, devo stare attento perché lui colpisce avanti e dietro probabilmente. Dai, ce la faccio. Io lo so che ce la faccio. Il primo andato, probabilmente adesso cambierà il moveset. Due parti della vita sua, quindi probabilmente. E comunque questi nomi strani sarà tanto difficile pronunciarli, probabilmente. Ah, devo stare attento, se questo colpisce sicuro davanti dietro. Lo sapevo, mi è arrivata in faccia proprio precisa. Ok, sarà tanto utile questa cosa. Vedo anche che ha due punti, uno sulla gamba e uno sulla spalla. Due screscenze, due simboli, non capisco bene adesso com'è. Ah, no, gli ha rimbalzato? No, l'ha preso. Ma gli tolgo sempre uguale. Quindi niente, pensavo di togliere di più, ma no. Sì, ma se tu gli prendi quello che c'ha in mano non sei furbo, no? Atreus, la morita, dai. Un pochino sveglio e la sta. Via, eccola un'altra. Ma tipo qualcosa per prendere la vita non c'è, vero? Oh, c'è invece, vai. Ah, posso correre più veloce. Forse soltanto durante i combattimenti. Controllati, ragazzo. Fortuna che non c'ha la vita a Treus, se no già era morto da un pezzo. Via Treus, ricarica. Non le prende, figliuolo, non ti preoccupare. I am a Kratos, mica come te. Dai, ci siamo quasi. Ehi, via. Fortuna che non ce la stanno, se no era un casino in male. R3. Ah, per la finishing. Bella, fantastico. Ragazzi, impazzito. Credevi di farmi paura? Tu non conti niente. Ragazzi, niente. Guardami, ora, avanti. Guardami. L'abbiamo ucciso. Tu non sei pronto. Cosa? Dici sul serio? Ho ucciso il cervo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei?
Ora torniamo a casa. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Allora, io direi che il video finisce qua. L'ho detto e lo ripeto, me lo voglio prendere con molta calma perché mi servirà molta calma probabilmente per finirlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, sostenetemi lasciando like e iscrivendovi al canale. E alla prossima.